Carissimi pogonotomaniaci, buongiorno, buona domenica a tutti. Io mi sono appena svegliato e inizio subito la giornata con il nostro appuntamento, quindi il video consueto di rasatura. E oggi volevo proporre un esperimento, una sorta di video un pochino in controtendenza, nel senso che sul web si sta assistendo sempre di più all'utilizzo di prodotti raffinati. E non che questo sia un male, però vedo che ultimamente, sì, magari neanche tanto ultimamente, si creano delle diatribe, ma è meglio questo prodotto, è meglio quest'altro, ah, tu usi il prodotto di quel tizio lì, allora non faccio più il tuo amico come i bambini dell'asilo, no? E che cosa volevo utilizzare oggi per la rasatura e quindi un discorso in controtendenza? Un semplicissimo sapone, questo qui, sapone di Aleppo, è una saponetta, forse come tradizione fra le più antiche, prodotta appunto in Siria, nella città di Aleppo e dall'inci molto semplice. Infatti contiene, vado a leggere, olea europea oil, quindi olio d'oliva, Laurus nobilis leaves extract, quindi estratto dalle foglie o credo anche bacche di lauro. In percentuale al 16%, esistono diverse percentuali di lauro, idrossido di potassio, acqua, basta, finito. Un sacco di proprietà e boh, proverò a utilizzarlo anche per la rasatura, per togliere questa barba di 6 giorni e vediamo un pochino cosa succede. E sempre in controtendenza, oggi vado sull'economico. Questo Fatip, Fatip Open Comb Classic, però modello vecchio, è l'unico che non ho ancora utilizzato nei video, volevo anche questo tenerlo per collezione. Si riconosce dal fatto che sia un modello più vecchio rispetto alle ultime produzioni perché nella parte bassa del pettine non troviamo il marchio Fatip, quindi è leggermente più aggressivo rispetto alle produzioni attuali e dovrebbe essere uno di quei Fatip che dava problemi di centratura della lametta e via dicendo, quindi un pochino maltrattato secondo me come rasoio. Una semplicissima lametta Bic e dulcis in fundo, pennellino che ho comprato l'altro giorno. Qualcuno magari si aspetta il sintetico, no, ho comprato un Wilkinson, si vede, sì, di maiale, maialazzo, economicissimo, appena fatto il rodaggio, primo utilizzo, quindi rasatura proprio ridotta all'osso e vediamo un pochino che cosa succede. Come andrò ad utilizzare il sapone? Il sapone l'ho preventivamente grattugiato, emesso all'interno della ciotola. Vedete che ci sono scaglie di due colori. Il venditore mi ha detto che la parte più scura è proprio l'essenza di alloro, la parte più chiara è l'olio d'oliva e quindi vanno miscelati insieme, tant'è che mi ha consigliato di tagliarlo, di spezzarlo e poi andare a grattugiare il sapone. Niente prebarba, quindi forse l'ho già detto, barba di 6 giorni, non mi ricordo. Una rasatura proprio così, alla buona, campagnola, all'antica. Spero di non massacrarmi, anche perché qua sotto ho una crosticina. Vediamo un pochino se Fatip, da buon assassino che è, mi va a tranciare tutto. Vediamo che succede e facciamo questo tuffo nel passato, utilizzando appunto questo sapone dalle origini molto antiche. Allora, intanto armo il rasoio, rasoio che volevo tenere insieme a quello dorato come collezione, poi vabbè, qualche tempo fa ho deciso di iniziare a fare i video, per cui niente, lo si utilizza. Allora, lametta Bic Chrome Platinum, lametta cruda, ecco qua, inseriamo il pettine
vado a serrare il manico. Vediamo un pochino se la lametta è centrata. Ma secondo me sì. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua. Boh, a me problemi di centratura Fatip non ne ha mai dati e ne ho qualcuno, quindi boh, non lo so, può darsi che sia stato molto fortunato. Bagno semplicemente il viso, tanto per ammorbidire un pochino la barba. E che facciamo col sapone? Allora, io farei una cosa di questo genere. Inumidisco molto il pennello, faccio sgocciolare dentro un pochino d'acqua nella ciotola e provo a vedere cosa succede, non l'ho mai utilizzato. Allora, le scagliette si sono inglobate tutte all'interno del pennello, ha una schiuma molto acquosa, profumo non è dei più esilaranti, non so se si vede cosa sta succedendo all'interno. Sì, è molto arioso, anche se una certa consistenza ce l'ha. Vediamo. Allora, mi risciacquo il viso e proviamo. Ok, eccomi qua. Via. Odore particolare, d'altra parte olio di oliva e alloro, non ci si può aspettare di certo una fragranza inglese. Consistenza del sapone poco più di una saponetta molto evanescente, speriamo almeno dia una buona scorrevolezza. Il pennello si sta comportando bene, morbido, ho fatto solo un rodaggio, quindi lasciato a bagno una notte, fatto una schiumata ieri mattina e questa mattina è il suo primo utilizzo. Boh, vado. Proviamo, dai. Fatip e sapone di Aleppo. Allora, magari non è protettivo, però signori, io non sto sentendo la lametta, ha una scorrevolezza impressionante. Te capì il sapone di Aleppo? Tra l'altro, stamattina mi si è pure bruciata una luce nello specchio e non è che veda un granché. Eccezionale. Eccezionale. Allora, vi farei sentire quanto poco attrito incontra la lama. E questo, signori miei, è un Fatip, l'aratro.
Ecco, qui avevo una crosticina, mi sa che l'ho appena asportata. Difatti, sanguina. Bene, qui sta colando sapone dappertutto. Sono in religioso silenzio perché la lama si sente, ma scorre via, scivola. Non riesco nemmeno a tendere la pelle. Mamma mia, impressionante. Qui fermo un attimo il taglietto, o meglio, fermo un attimo questa piccola emorragia perché mi infastidisce. Un attimo statico. Avevo una crosticina dall'ultima rasatura, è stato lo slant della Mercur a fettarmi via un pezzo di mento. Adesso a questo punto che faccio? Mi risciacquo e vado a prelevare altro sapone. Si è un pochino asciugato, quindi ci metterei qualche goccina d'acqua, ok, wet shaving allo stato puro, e beh, si è ripreso un po', consistenza proprio da saponetta. Vediamo, secondo passaggio di traverso, qui come un cretino ci ho messo l'acqua fredda. Bah, il profumo però non è entusiasmante, ma proprio per niente. Però, se nell'antichità si radevano così, vediamo. Ok. Via, passaggio di pelo traverso. È inquietante non vedere il sapone, non vedere la schiuma. Ok, però ribadisco, la scorrevolezza è molto molto buona. E fra l'altro ricordo che mi è capitato con dei saponi molto rinomati, blasonati inglesi, che non schiumassero, o meglio, davano una schiuma molto evanescente, però la scorrevolezza del rasoio era molto buona. Bene, io non andrei oltre, nel senso non azzardo minimamente il contropelo, e la rosatura profonda, perché Fatip lo conosciamo tutti. Qualche tagliettino c'è stato, evidentemente è veramente poco protettivo, però ancora sento la pelle scivolosa, molto scivolosa. Quindi, boh, io non lo so, questo è stato un esperimentone. Se una volta si radevano così, e quello che utilizzava il rasoio su una terza persona, secondo me doveva essere molto molto bravo, avere una mano molto allenata, perché il rischio di taglio è rilevante. Mi sciacquo il viso, passo un attimo l'allume di Rocca e facciamo qualche considerazione. Ok,
brucicchia, questa volta lo sento. Ecco fatto. Allora, sapone di Aleppo provato per la rasatura, in realtà ha un sacco di altre proprietà, pare vada bene come shampoo per eliminare la forfora, avendo poi cura, dopo che ci si è lavati i capelli, mi pare di aver letto di sciacquarli con acqua e aceto, va bene per dermatiti, quindi problemi della pelle. Io ho provato ad utilizzarlo per la rasatura. Il risultato qual è stato? Non è protettivo, non è un sapone da barba, secondo me, però lascia un post rasatura molto buono. Fa scorrere molto bene il rasoio e fra l'altro vi ricordo che ho utilizzato un Fatip fra l'altro vecchio tipo, quindi più aggressivo rispetto a quelli dell'attuale produzione, in quanto ha, ma mi pare di averlo già fatto in un altro video, il copri lametta più stretto, quindi lascia maggiormente esposta la lama. Lama Bic, che non è fra le più delicate in assoluto. E basta, che devo dire? Pennellino Wilkinson, io adoro i pennellini di maiale. Questa è la consistenza del sapone, quindi proprio lieve lieve. Profumo non è entusiasmante, però vabbè. Provato a fare questo esperimento, vedere cosa saltasse fuori. Eccolo qua, rasatura profonda e ribadisco, qualche tagliettino c'è stato. Adesso mi risciacquo così tolgo l'allume dal viso. E come dopo barba, per togliere l'odore, vabbè, dai, il profumo del sapone di Aleppo che ancora si sente, ho optato per qualcosa di forte, di persistente, vale a dire Pino Silvestre, che fra l'altro, secondo me, si sposa anche bene con il profumo di questo sapone. Abbondo, così morirò del tutto. Botta alcolica rilevante. Ok, oggi un pochino di crema ci sta di sicuro. Eccola qui, la mia immancabile Nivea. Anche se l'olio d'oliva, insomma, dovrebbe comunque dare un'ottima idratazione. Io metto un po' di crema perché secondo me oggi ho dato una bella mazzata all'epidermide. Però tutto sommato la rasatura è uscita anche abbastanza bene. Ok, diciamo che il video sulla rasatura odierno è concluso. Riutilizzerò il sapone di Aleppo per un altro esperimento con la barba? Probabilmente no, lo utilizzerò per altri scopi, ma certamente non per la rasatura. Probabilmente ho esagerato col rasoio, però volevo fare qualcosa di molto rustico e penso proprio di esserci riuscito. Quindi, il video si conclude qui, vi do appuntamento a settimana prossima. Piccolo pensierino per concludere la sbarbata, per favore, la rasatura è una passione, no? Dovrebbe essere qualcosa che accomuna, non qualcosa che divida le persone. Quindi meditiamoci un pochino sopra. Vi saluto, vi abbraccio tutti, ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao da Andrea, ciao dal canale di Pogonotomania. Alla prossima, ciao!